Salve a tutti, in questo video tutorial vi parlerò di un programma per visualizzare i PDF in maniera un po' diversa rispetto allo standard. Lo standard sarebbe programmi tipo Ocular. Allora prendo un PDF, lo apro, si apre solo su un monitor e può essere utilizzato per leggere il PDF e poco altro. Invece ci sono dei programmi che hanno pensato di utilizzare il formato PDF con una visualizzazione similare alle presentazioni di Impress. Uno di questi programmi si chiama PDF PC. Questo programma cosa fa? Adesso vi faccio vedere uno dei modi col quale si può avviare la presentazione col PDF PC. Allora, tasto destro, apri con. Non è fra la lista, ovviamente. PDF PC. Gli do ok. E voi vedete solo la prima pagina, ma vedete un contatore qua che conta i secondi tra le varie slide. E nel mio secondo monitor vedo quello che è questa parte del video. E so già che la prossima pagina sarà la verifica, quindi faccio next e vedo la verifica. Infatti questa è partita come seconda pagina, si è impostata come pagina che sto vedendo adesso. E poi non c'è altro, non c'è una pagina successiva, infatti si vede qui. Ok, questo è il modo per vedere le slide. Per installare PDF PC si fa in questo modo: aprite il vostro Firefox. Andate nella sezione di ricerca, c'è il simboletto OpenSUSE Software, quindi arrivate nella pagina software OpenSUSE.org search, scrivete PDF PC, fate cerca, il programma vi riporta a questa paginetta qui, vi spiega che PDF PC è Presenter console multimonitor per i PDF. Qua c'è sia Tumbleweed che LIP. Io adesso sono sulla LIP, quindi faccio vedere che ho premuto su LIP 42.3, mostra pacchetti continua e ho impostato questo, premuto su One Click Install e si è installato. Chi ha la Tumbleweed fa Tumbleweed continua, posta questo sempre su 11 utilities e va avanti e continua. E una volta installato il programma sembra non funzionare perché non è configurato con una comoda GUI, quindi non lo trovate qui nei programmi. E com'è che si fa per farlo avviare? Apro una finestra di Dolphin qua sotto il terminale e vado su scrivania. Ecco, io ho questo file che ho appena aperto prima. Il programma si avvierebbe solo da terminale con il comando PDF PC spazio e il nome del file PDF da aprire. Ecco, adesso vedete che ho aperto un altro file diverso, ma l'ho aperto. Per farlo funzionare con una comoda interfaccia grafica, ho creato uno script. La prima cosa interessante è che nella mia home ho creato una cartella che ho chiamato script. Questa è la cartella con gli script. E c'è uno script che si chiama pdfpcsh. Si crea questo file-etto. La cosa interessante è che dovete fare proprietà permessi, dargli flag su eseguibile, se no non potrà funzionare. Lo script adesso lo apro e ne parliamo proprio 2 secondi perché è abbastanza semplice. Allora apri con cate. Ok, allora prima riga la sappiamo tutti è per l'interprete di bash per gli script. Poi la seconda riga è quella più interessante. Allora questa è la variabile che ho creato, file PDF. E gli ho detto che sarà uguale al contenuto, cioè questo è il contenuto di, e quest'altro comando che è praticamente zenith meno meno file selection meno meno title uguale seleziona solo file PDF.
Cosa fa questa funzione? Allora, Zenkey apre una finestra che posso selezionare i file e gli ho dato come titolo seleziona solo un PDF. E poi gli ho detto col secondo comando il percorso esatto di dove è PDF PC e la variabile che ho creato, cioè il percorso home, Ivo e il scrivania e il file PDF. Fatto questo si salva, ricordo ancora, lo ripeto due volte meglio, nei permessi bisogna mettere eseguibile. Poi basta fare sul simboletto di OpenSUSE che è il menu, andare in modifica applicazioni. Qui gliel'ho messo nella sezione ufficio perché mi sembra un programma da ufficio. Ho creato questo con nuova voce, l'ho chiamato PDF PC con una descrizione a vostro piacimento. Qui il percorso, cioè la vostra home, la cartella script e PDF PC. Adesso vediamo il suo funzionamento, poi fate salva ovviamente. Il suo funzionamento è che apro il menu, vado nella sezione ufficio e trovo PDF PC, ma potrei fare anche così, PDF e trovo PDF PC. Clic. Si apre una bella finestra con la scritta in alto, seleziona un solo file.pdf e vado nella mia scrivania, seleziono un PDF, l'ho fatto più clic e si è aperto, questo PDF in questo modo. Sempre dopo aver creato lo scritto quel PDF si può richiamare col tasto destro, apri con altro PDF PC, il sistema trova PDF PC perché vede lo script, faccio ok e mi si apre il file con il PDF PC. Per questo tutorial è tutto, ci vediamo al prossimo.